Oggi ad Area vs Covid-19 abbiamo con noi Enrico Fermi, direttore dell'area consulting di Corvallis. Con la fine del lockdown e la possibilità di tornare a lavorare fisicamente in ufficio, Corvallis ha sviluppato MyDesk, una soluzione indirizzata a organizzazioni e aziende che permette di prenotare le postazioni di lavoro, consentendo il rientro in ufficio in condizioni di maggior sicurezza. Dottor Fermi, come funziona MyDesk? MyDesk è una soluzione che fondamentalmente consente a tutte le persone responsabili di risorse in qualsiasi azienda di autorizzare la presenza in azienda su determinate postazioni di lavoro, lavorando sia sulla struttura grafica derivata da componenti di mappe, fondamentalmente degli uffici, che anche su soluzioni più semplici, con semplicemente identificazione in qualche modo numerica, alfanumerica delle postazioni. È possibile identificare quali postazioni vengono messe a disposizione effettivamente, tenuto conto dei problemi di distanziamento sociale, e consentire poi, appunto, sia in forma di pianificazione preventiva che in forma occasionale, di assegnare queste postazioni di lavoro a lavoratori specifici. È una soluzione fortemente orientata non solo agli aspetti immediati, diciamo, connessi al rientro del lavoro post-Covid, ma anche a tutte le opportunità successive che derivano dall'ottimizzazione della logistica e alla relativa riduzione dei costi, che in qualche modo stiamo scoprendo essere possibile in questo periodo di pandemia. Quindi questo sistema permette una gestione dinamica delle postazioni di lavoro? Assolutamente sì, consente naturalmente tutta una serie di funzionalità fruibili sia da web che attraverso un sistema che riteniamo molto innovativo, anche attraverso i social. Quindi è possibile tramite, ad esempio, Telegram, gestire completamente le proprie prenotazioni, visualizzare dove si è prenotati, quando, confermare, disdire, segnalare attraverso semplicissimi questionari naturalmente la propria rispondenza ai requisiti minimi di rientro e quindi, pur nel rispetto totale della privacy, segnalare l'assenza evidentemente di condizioni preclusive rispetto al rientro. Il tutto è completamente parametrizzabile e veramente molto facilmente costruibile, anche senza alcun intervento di tecnici informatici. Quindi il sistema quali piattaforme utilizza per la prenotazione? Ha una sua interfaccia web e che quindi è fruibile da qualsiasi sistema fondamentalmente, basta che ci sia un browser, non serve alcuna installazione da parte di nessuno. L'utente finale appunto lo utilizza o tramite browser oppure tramite qualsiasi piattaforma di social. I più diffusi sono naturalmente Telegram, WhatsApp, Messenger, ma anche ad esempio tramite un qualsiasi sistema di chat. Di norma non mettiamo a disposizione un'app. Ci sono già aziende che hanno cominciato ad utilizzarlo? Noi di norma quello che facciamo lo testiamo su noi stessi prima di tutto e stiamo usandolo per pianificare il rientro nelle nostre diverse sedi. E quindi abbiamo già un caso di beta testing estremamente interessante. E poi abbiamo alcuni clienti che in questo momento stanno partendo con l'attività in produzione. Quasi tutti sono pianificati per il rientro a settembre. Il periodo è caldo non solo dal punto di vista meteorologico, ma naturalmente anche dal punto di vista delle valutazioni sui rientri, no? Per cui abbiamo diversi clienti che vanno dalle 50 postazioni di lavoro a circa 1.000 dipendenti che stanno pianificando il loro rientro utilizzando questo tipo di soluzione. Quasi tutti sono pianificati a partire da settembre. Avete sviluppato anche altre soluzioni per gestire il rientro in ufficio rispettando il distanziamento sociale? Il Covid è classificato come infortunio sul lavoro, con tutti i rischi di rivalsa nei confronti del datore di lavoro, qualora venisse rilevato che non sono state rispettate e adottate adeguate precauzioni. Quindi la proposta è quella di avere dei braccialetti a basso costo, evidentemente, che misurano il distanziamento sociale all'interno degli uffici e registrano l'eventuale violazione di questo distanziamento sociale in forma totalmente anonima. C'è una semplice procedura di onboarding, per cui il braccialetto viene associato all'ingresso in azienda a uno specifico lavoratore, ma questo dato rimane all'interno dell'azienda. Il braccialetto invece invia attraverso un rilevatore posto all'ingresso dell'azienda tipicamente i dati in cloud, ma i dati sono completamente anonimi, sono legati solo al braccialetto e registrano un po' come abbiamo sentito dire sull'app Immuni, semplicemente quando viene percepito un altro braccialetto, tutto funziona con Bluetooth a bassa potenza. Quando viene ricevuto un altro braccialetto al di sotto della fascia di distanziamento attesa, quindi il metro e mezzo, 2 metri, a seconda di come uno desidera misurarli. Non è poi preclusa la possibilità, in caso poi di acclarata positività, di ricostruire la catena dei contatti. Con estrema attenzione alla privacy, è possibile ricostruire
ricostruire l'associazione tra chi ha indossato quello specifico braccialetto in quale momento e quali contatti ha avuto con altre persone e con quale braccialetto. Dottor Fermi, grazie di essere stato con noi e vi invitiamo a seguire i prossimi appuntamenti di questa rubrica.